Abbiamo incardinato la vicenda riguardante il senatore Salvini all'epoca dei fatti ministro dell'interno e quindi per questa ragione, ai sensi delle leggi costituzionali, le vicende che conoscete sono state già applicate in un'altra vicenda precedente, la questione è di competenza della Giunta. Noi abbiamo 30 giorni di tempo, abbiamo fissato un calendario, tanto dando al senatore Salvini tempo, 15 giorni, per produrre memorie, note o eventualmente comunicarci se voglia essere ascoltato dalla Giunta come sua facoltà. Poi per un ordine del giorno che riguarda sia questo caso che tutte le materie che la Giunta deve dirimere, siamo anche nella necessità di ratificare le elezioni dei senatori e quant'altro, avremo un ordine del giorno che dal caso appunto riguardante il senatore Salvini a tutti gli altri prevede una serie di riunioni molto fitte. Saranno l'8 gennaio alle ore 14, il 9 gennaio alle 8.30, il 13 gennaio alle 15.30, il 14 gennaio alle 20 e il 20 gennaio, lunedì, alle ore 17, la seduta in cui presumibilmente si dovrebbe andare al voto su questa vicenda. E quindi predisporremo tutti gli atti, io sono il relatore della vicenda, ovviamente avanzerò delle proposte all'esito dell'analisi della documentazione, dell'ascolto dei documenti o dall'eventuale audizione del senatore Salvini, seguendo la procedura che era quella dell'altra volta e che abbiamo lungamente spiegato, di valutare se ci fossero motivazioni di ordine istituzionale, così come la Costituzione e le leggi le prevedono, o meno nell'azione del Ministro in questa fattispecie. Ok, grazie. Grazie.